Ciao, sono Cherry Lambo. In questo video vi voglio far vedere come andare a togliere ogni tipo di rumore dalla voce durante le registrazioni. Però, prima di iniziare, come sempre vi voglio ricordare di lasciare un bel like, di iscriversi al canale e se volete darmi una mano a fare video sempre più interessanti, potete fare una piccola donazione su PayPal. Link in descrizione. E ora iniziamo. Per eliminare i rumori dalla nostra traccia audio vado ad utilizzare un plugin della Waves che si chiama Audio Track Stereo. È un plugin davvero comodo e perciò ora vi mostro come funziona e come usarlo per eliminare i rumori. Questo bel plugin è composto dal segnale input e output, da un equalizzatore e un gate, che è quello che ci interessa maggiormente, ma prima andiamo a vedere come funziona l'equalizzatore. Io con l'equalizzatore di questo plugin vado a eliminare solo le basse frequenze, cioè quelle che arrivano più o meno a 90 Hz. Come vedete di frequenza ho messo 90 Hz. Se voi volete aggiungere potete farlo, ma io vado a togliere solo le basse frequenze, ovvero quelle frequenze dove ci sono rumori inutili che dobbiamo eliminare in qualsiasi modo. Sono quelle frequenze molto cattive che vanno a disturbare per esempio il nostro basso e le melodie, quindi togliamole sempre. Ora andiamo a togliere i vari rumori col gate. Per farvi capire meglio, il gate è proprio una specie di killer dei rumori. Nel gate ci sono diverse manopole, ovvero attack, che è il tempo in quanto il segnale arriva al volume normale. Se mettiamo 0, l'eliminazione del rumore sarà troppo evidente, mentre se lo alziamo il rumore verrà eliminato in una maniera più leggera. Io vi consiglio di metterlo dai 20 ai 35%, in questo modo qua. Release invece vi consiglio di mettere sempre sui 90 e 100, e dovete sempre ascoltare come viene sulla vostra traccia. Threshold invece è la manopola più importante, perché con lei aggiungiamo o diminuiamo l'eliminazione del rumore. Sentiamo pure la nostra traccia per vedere meglio. Sentiamo senza utilizzare l'eliminazione dei rumori. Come fare una voce senza rumori? Come fare una voce senza rumori? Come potete sentire, si sente come respiro e si sentono anche altri rumori. Invece adesso sentiamo con l'aggiunta di questo effetto. Come detto prima, mettiamo sui 20. Sentiamo adesso. Come fare una voce senza rumori? Come fare una voce senza rumori? Come potete sentire, adesso non si sente alcun tipo di rumore, però si sente che la traccia dove c'è il segnale inizia un po' dopo. Per togliere questo problema andiamo a diminuire l'attack, per esempio su 3%. Come fare una voce senza rumori? Come fare una voce senza rumori? Ecco, come potete sentire, in questo modo abbiamo tolto tutti i vari tipi di rumore e il nostro respiro. È veramente uno strumento molto utile che ci dà veramente tantissime possibilità e possiamo migliorare le nostre tracce. E infine un altro consiglio è quello di eliminare anche i spazi vuoti in questo modo. Prendiamo il cutter e andiamo a togliere tutti gli spazi vuoti. In questa maniera non avremo più il segnale con i rumori, avremo solo dove parliamo. Perciò è veramente una cosa molto utile. Inoltre, il nostro processore verrà utilizzato di meno e questo vi permetterà di avere un progetto più largo e il vostro PC non si stancherà così tanto. Comunque in generale vi consiglio sempre di ascoltare come suona la vostra traccia, perché dipende tutto da come avete registrato, con quale microfono e così via. Perciò orientatevi su ciò che ho detto io. Però cercate sempre di usare bene il vostro udito per arrivare al miglior suono possibile. Ok ragazzi, con questo il video si conclude, spero che vi sia stato utile, perciò lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e ad Instagram, e inoltre se volete aiutarmi con il canale per portare video sempre più interessanti potete fare una piccola donazione su PayPal, grazie, e ci vediamo al prossimo video, ciao!